Perché è probabile che nel prossimo futuro, per un periodo abbastanza considerevole, i trust immobiliari possano sovraperformare l'SP 500? Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Quindi questo video sarà suddiviso, diciamo, in due parti principali. Durante la prima andremo a vedere l'SP 500, il suo stato di sopravvalutazione, ma soprattutto cercheremo di capire quello che è il pericolo del decennio perduto. Quindi un fenomeno che è accaduto più di una volta in passato e che potrebbe accadere nel prossimo futuro e in relazione a questo vedremo anche le stime di crescita per i prossimi 5 anni forniti dalla JP Morgan. Nella seconda parte del video, dopo aver messo in relazione i trasti immobiliari con l'S&P 500 e vedrete delle sorprese in termini di performance storiche, vi fornirò tutti quanti i dati e le motivazioni... Ovviamente, uno non rappresentano un consiglio finanziario, questo è ovvio. Secondo, non rappresentano nemmeno la verità e il futuro perché nessuno ha la sfera di cristallo. Quindi sono solo dei ragionamenti che vi voglio portare, delle considerazioni, delle verità storiche da prendere fortemente in considerazione e quindi che. Vanno a sostenere la teoria oggetto di questo video, che dà proprio il titolo a questo contenuto che state guardando. Alla fine dello stesso vi porterò un ETF globale sui trasti immobiliari, una segnalazione. Così io vi invito a studiarvelo perché potrebbe essere interessante per alcuni di voi, ognuno fa i conti con i propri obiettivi di vita, con la propria asset allocation e con i propri portafogli. Aggiungerlo un trust immobiliare che vada a eh, riflettere l'andamento eh, dell'immobiliare mondiale tramite un paniere costituito da azioni che lavorano in quel campo, no? di titoli che sono eh, dei trust immobiliari essenzialmente. Quanto mettere all'interno del portafoglio? Beh, guardate, io vi consiglio una lettura. Questa qui è a spasso per Wall Street, ragazzi. Io ho la versione di qualche annetto fa, quindi copertina morbida, adesso la copertina è rigida. Sono circa 300-400 pagine e vi fanno capire la bontà di costruire dei portafogli diversificati tramite etf con qualcosa di molto sensato e alla fine del libro ci sono dei portafogli ad esempio basati sul ciclo della vita. Quindi un conto a investire a 25 anni, un conto a investire per dire a 50, 60 anni e così via. E quindi va a segnalare l'immobiliare all'interno del proprio portafoglio, prima con un peso del 10% e successivamente con un peso del 15%. Quindi poi fate voi i vostri calcoli, d'altronde minimo così perché altrimenti non avrebbe il peso specifico per spostare un minimo gli equilibri percentuali poi che all'interno dei portafogli devono essere comunque ribilanciate di anno in anno, se, soprattutto se queste divergono. Ecco, i ribilanciamenti inutili farli se divergono le percentuali di pochissimi punti, sono solo spese, tasse e, e rogne, diciamo così. Detto ciò, io vi ricordo, perché so che molti di voi, perché me lo stanno segnalando, me lo state segnalando, non riescono a comprare più i trasti immobiliari, magari con Finego, Directa o comunque con dei broker, eccetera. Io, ehm, sapete, collaboro con Maxim, ragazzi, sotto il link in descrizione, andate nel link, se aderite all'offerta, riuscite comunque ad avere l'assistenza fiscale gratuita per due anni, assistenza in italiano, un super broker che vi consente di... Comprare tutti quanti trasti immobiliari che volete, perché, comunque vi sono delle singole opportunità interessanti. Ve ne mostrerò anche qui una, vi ripeto, per la decima volta non è un consiglio finanziario. Quindi vi ho già parlato di questa azienda: quindi, a volte uno può scegliere un paniere, ma ci sono delle opportunità singole, secondo me, assai più interessanti. Detto ciò. Non vi rubo più altro spazio, non vi rubo più tempo, vi condivido lo schermo nel mio computer, vi auguro una buona visione e se volete sostenere tutto quanto il mio lavoro più o meno quotidiano qui su YouTube vi chiedo un iscrizione al canale e di lasciare un bel like. Iniziamo i nostri studi con un dato statistico e storico che molti investitori ignorano perché ritengono i trust immobiliari un qualcosa di nicchia o dato solamente a chi vuole prendere dei dividendi elevati. Inoltre si, eh, si tende sempre a pensare che le performance saranno così eh, per l'eternità, ovvero sono quelle che si vivono nella propria epoca della serie sta andando bene questo comparto sta andando bene questo settore il tecnologico o qualcos'altro e quindi sarà così per sempre invece a livello storico tutti quanti quegli asset che hanno senso di esistere vivono il fenomeno del ritorno alla media quindi tutto ciò che ha cominciato ad essere da tanto sopravvalutato a un certo punto inizia a sconfiarsi e tutto ciò che invece ha raggiunto una sottovalutazione per differenti motivi fino addirittura ad essere punito eccessivamente ogni dal mercato poi tenderà a crescere, a ritornare verso l'alto. Quindi il famoso fenomeno, ripeto, del ritorno alla media. Cosa vi sto mostrando? E vi invito attenzione a non prendere questo dato come verità assoluta, a non fidarvi certamente di me. Quindi, quello che vi invito a fare è operate ulteriori ricerche. Tuttavia, basandovi su dei lassi temporali molto estesi, molto lunghi, quindi trovate tante ricerche su internet e poi fate voi se iniziate dagli anni 80, arrivate dal 2000, o se dal 2000, arrivate dal 2020, dal 91, arrivate al 2019, ci siamo capiti. Guardate qui dal 93 al 2016 la performance segnalata dalla linea arancione ed è quella lì dei Global Reeds Total Return. Quindi il ritorno totale di un paniere di trust globali invece con eh, rispettivamente le linee diciamo quella più scura ecco quella blu scuro e l'altra che è un po' grigiastra andiamo a vedere la performance dell'SP 500 sempre in total return e quella dell'indice all country world total return quando diciamo total return significa che si vanno a sommare i capital gain ai dividendi Ora, detto ciò, sappiamo che attualmente, negli ultimi anni, eh, questo dato non esiste, eh, sta accadendo esattamente il contrario, anzi i trust immobiliari si trovano in discesa libera, mentre l'SP 500 continua a correre e si sta avvicinando abbastanza a quelli che sono i suoi massimi storici. Andiamo a vedere un po' quello che è successo, infatti, qui sta segnando un più 20% in questo 2023, mentre se andiamo a prendere quello che ha fatto in un anno, ad esempio, qui un indice globale, le ha agganciato i trasti immobiliari, stiamo in questo momento meno 7,28. Inoltre, vi voglio segnalare alcuni discorsi, sappiamo come l'indice sia stato trascinato, soprattutto verso l'alto, l'SP 500, ma anche gli indici globali, ovviamente quelli legati alle large cap. Da poche aziende, le cosiddette Magnifiche 7 E allora domando a voi, quindi non vi dico niente, lo domando a voi, rispondete nei commenti Secondo i vostri pensieri, nei prossimi mesi, nei prossimi trimestri queste performance saranno replicabili, una Apple che capitalizza 3 trilioni di dollari e è cresciuta al più 40%, un Nvidia che è cresciuta al 236% e, e capitalizza, capitalizza oltre un trilione di dollari e una Meta che si sta riavvicinando a un trilione di dollari e ha messo qui in campo un più 171% da inizio anno. Quindi, attendo la vostra risposta, andiamo un po' a vedere poi l'S&P 500 come si eh, vada a trovare in un regime di sopravvalutazione. Ve l'ho mostrato più volte, ma non solo ragionando su diversi indicatori come il Buffett Indicator qui, oppure un regime di sopravvalutazione per i classici rapporti eh, di eh, P&R, ma eh, dobbiamo prendere anche in considerazione questo fatto, ovvero... Fino a un po' di tempo fa eh, non c'erano molte alternative della serie, le obbligazioni non rendevano nulla, ma nell'attuale ambiente invece le, le obbligazioni rendono, ce ne siamo accorti tutti quanti, le abbiamo riscoperte. Pertanto ehm, l'economia, la storia dei mercati finanziari ci suggeriscono che in questo scenario un mercato azionario meriterebbe di viaggiare su dei multipli normali o bassi. Quindi non ci si può aspettare una sovra una, una valutazione premium, no? E invece non è così, quindi questa è già un'anomalia. È vero che molti sono convinti, anch'io lo sono, che torneremo presto in un ambiente in cui i rendimenti obbligazionari e anche i tassi di interesse saranno un po' più bassi rispetto a quelli attuali, però tant'è, dobbiamo basarci anche su quello che oggi è l'ambiente, molto diverso rispetto a una volta. Spostiamoci ancora e proprio ragionando sui livelli attuali dell'S&P 500 e su quello che è l'ambiente, su quelle che potrebbero essere le prospettive di crescita dell'economia e quindi anche dei multipli, e degli utili, delle aziende che vanno a costituire questo indice qui la JP Morgan ci offre uno studio e quindi ci suggerisce che nei prossimi 5 anni al massimo rispetto ad oggi potremmo attenderci un ritorno di circa 5 punti percentuali dal mercato azionario. In realtà questo studio è del 30 settembre 2023, e quindi dal 30 settembre, andiamo un po' qui a vedere, 30 settembre quanto ha fatto l'indice? È eh, 6 punti percentuali, 6-7 punti percentuali li ha già fatti, pertanto diciamo... Che siccome prevede circa un 30-31% di ritorno in 5 anni, dal 30 settembre eh, 2023, ovvero un 5% eh, annualizzato, già una piccola fetta se l'è andata a prendere con questo Super Rally di novembre. Abbiamo già raccontato qui sul canale proprio eh, negli ultimissimi video come sia stato uno dei mesi più straordinari della storia dell'SP 500. Po poche volte novembre ha fatto segnare quindi un guadagno superiore. Quindi, ci sono tanti studi che ci fanno intendere che rispetto agli attuali livelli è lecito non attendersi dei ritorni straordinari. Il prossimo futuro come quelli che abbiamo vissuto negli ultimi anni, fatta eccezione, ovviamente per il 2022. Quindi ricordiamo anche che dopo una grande correzione, è fisiologico vivere un anno positivo, eh? questo ovviamente non dimentichiamolo. Allora andiamo a vedere qui un altro pericolo: quindi non è mai se, ma quando accadrà. Non è un fenomeno che avviene tutti quanti i giorni. Ma nel corso della vita di un essere umano si potrebbe presentare come minimo una volta, magari anche due volte. Stiamo parlando del famoso fenomeno del decennio morto, del decennio perduto. Guardate qui: chi avesse investito, ad esempio, all'inizio eh, degli anni 2000, per dieci anni circa non avrebbe visto nulla, ragazzi. Poi è chiaro, in termini di ritorno, poi è chiaro, bisogna capire se uno avesse messo tutti i soldi qui nell'estate nel, nel del 2000 oppure se l'avesse fatto nel 2002. Ecco, le cose sarebbero cambiate un minimo, ma vedete, ecco, qui nel rettangolo è facile intuire che più o meno dal 2000. Fino al 2012 non si è andati da nessuna parte. Poi c'è cioè, chi sarà stato un po' più furbo e fortunato, avrà eh, vissuto un timing migliore, magari sarà entrato vicino ai minimi e non vicino ai massimi e viceversa. Però questo è il principio. Ovvero ci sono delle epoche in cui magari per 10 anni o anche un po' di più o poco di meno il mercato non va da nessuna parte vediamo nel passato quando è accaduto sicuramente la crisi del 29 è stata anche peggio ma senza andare in un mercato troppo lontano con una depressione economica incredibile quindi un mondo molto diverso cerchiamo di rimanere un po' più vicini ai giorni nostri quindi andare a vivere se c'è stato un altro momento nella storia sì. questo qui che è andato dalla fine vedete, degli anni 60 fino alla fine degli anni 70 inizio anni 80 quindi è stato molto simile al 2000-2012 questo 68 Fino a qui direi 1980. Quindi vedete anche qui una dozzina d'anni in cui dove il mercato non è andato da nessuna parte. Allora, per chi è giovane o relativamente giovane, possono essere anche delle annate, già cioè delle epoche soddisfacenti eh, se si portano avanti dei piani di accumulo. Quindi si accumula, si accumula, si accumula, e poi nel decennio successivo si prendono dei profitti clamorosi. Perché uno è andato ad accumulare invece investire dei patrimoni cospicui sommando, tutti quanti i mesi, 120 mesi. E poi eh, comincerà tutto quanto a correre. Quindi, se siete giovani o ancora abbastanza giovani, diciamo ancora abbastanza lontani dal pensionamento, eh, quasi ben venga un periodo del genere. Ma ovviamente, per chi invece è più vicino eh, ai, a quelli che dovrebbero essere i suoi target, o avrebbe bisogno di un patrimonio che cresce, eh, insomma, potrebbe essere un problema. Quindi pratico, psicologico, questo è, è normale. Quindi c'è questo pericolo, perché quando succede? Eh, accade solitamente eh, dopo invece delle epoche molto positive in termini di ripresa e soprattutto potrebbe verificarsi nei momenti in cui le valutazioni dell'indice sono elevate, e quindi nella nostra epoca ci siamo, e eh, sommato il tutto a delle epoche anche inflattive. E l'abbiamo vissuta questa inflazione, ce ne siamo accorti. Quindi solitamente sono quei momenti che scatenano una probabilità di decennio perduto. Sto dicendo che vivremo questo per i prossimi dieci anni, assolutamente no, perché non lo posso sapere, prevedere un decennio perduto è praticamente quasi impossibile. Però è un qualcosa di cui vi volevo parlare. Ora andiamo invece a vedere i trasti immobiliari, come vi dicevo nell'introduzione del video, i primi dieci minuti questa analisi sull'S&P 500. Invece, i successivi 10 minuti trust immobiliari, qual è la loro situazione? Perché secondo me nel prossimo futuro faranno molto bene e perché quindi potrebbero per un periodo sovraperformare l'S&P 500 addirittura, o comunque diciamo il mercato azionario in genere no? Poi bisogna vedere se assumete delle posizioni sui trust statunitensi anziché l'S&P 500 oppure sui trust globali, potete confrontarli con un indice globale, azionario. Questo fatelo voi, insomma, i vostri i vostri asset, i vostri portafogli. Quelli che sono i riferimenti i benchmark, li conoscete voi, ovviamente. Ma non perdiamo ulteriore tempo, andiamo a vedere qual è la situazione dei trust immobiliari globali. Ma questo cioè, ovunque è così, ragazzi: eh? in Europa, in mezzo mondo, negli Stati Uniti. Hanno sofferto tantissimo i tassi immobiliari proprio a causa dell'innalzamento improvviso e fortissimo dei tassi di interesse. Andiamo a vedere la valutazione sotto le scarpe, addirittura inferiore a quella del crollo pandemico, quindi direi uguale identica, quindi la distruzione in termini di quotazione è stata uguale identica a quella del 2008-2009. Quando eh, arriviamo a tali valutazioni, storicamente chi ha scommesso su questi settori. Dopo ha fatto festa negli anni successivi, ma veramente tanto. Andiamo un po' a vedere un trust immobiliare che io seguo, me ne ho parlato tanto, quindi continuiamo a parlarne perché per me è un esempio classico. Eh, cioè, lo studio, ce cioè l'ho in portafoglio e quindi voglio vedere se corrisponde a quello che vi sto dicendo sui trust immobiliari. Andiamo un po' a vedere, quindi, Alexandria Real Estate, qui eh, se ci basiamo sui multipli. Leggiamo l'NTM qui 11.32 è il PFFO, quindi classico multiplo per valutare in maniera ovviamente approssimativa, superficiale. Quindi una finestra per iniziare a capire se c'è un regime di sottovalutazione, e poi è chiaro che uno deve esaminare l'azienda. E la risposta è sì: 11.32 guardate, uno dei momenti migliori, più, in cui è più sottovalutata questa azienda negli ultimi dieci anni. Andiamo a vedere altre metriche di valutazione tradizionali, ovvero. La capitalizzazione di borsa rispetto a quella che potrebbe essere la sua capitalizzazione perché sono poi degli analisti che fanno delle valutazioni del suo, dei suoi net asset value. Quindi, se della serie eh, al netto dei debiti che hanno, se uno vendesse tutto quanto il baraccone, tutti quanti gli immobili che detengono. A livello di mercato, eh, quale potrebbe essere il prezzo per azione? Quanto potrebbe, ci potremmo portare a casa? Quale potrebbe essere quindi la sua capitalizzazione? Se cerchiamo di rispondere, la risposta è che l'azienda dovrebbe quotare 150 per azione, mentre in questo momento sta quotando 105. Pertanto, eh, anche questo è un criterio no, per, che, fa, che sbandiera diciamo sottovalutazione. Poi sta a voi studiare l'azienda eh, se ci credete, se vi piace oppure no. Lo ripeto, non è un consiglio finanziario. Ma vediamo anche altre situazioni: quindi il mercato di riferimento più ampio per i trassi immobiliari, è quello USA. E guardate, funds from operations. Quindi stiamo leggendo l'andamento degli utili delle aziende. Non è che in quest'ultimo periodo i trasti immobiliari se la siano passata male, perché molti potrebbero dire ok, sono stati distrutti in termini di eh, quotazioni. Quindi hanno vissuto un nuovo 2008, perché effettivamente stanno tutte quante per fallire, sono in pericolo, non riescono più a far crescere gli utili. Addirittura sono diminuite, Gli immobili sono vuoti. No. Guardate, le quotazioni sono state quelle lì del 2008-2009, no? l'andamento, ma eh, gli utili si sono incrementati, hanno accelerato verso l'alto per quasi tutti i trassi immobiliari, mentre nel 2008 cadeva esattamente il contrario, perché qui vi era una grande crisi finanziaria. Tutto partiva dai mutui subprime, quindi poi il mercato immobiliare fu devastato. Ad oggi invece la problematica è stata solo la paura di quello che potrebbe accadere nella continuazione di un regime di tassi di interesse elevati per i trust immobiliari che sappiamo vivono di debito, questo è normale. Andiamo un po' a vedere quindi se anche Alexander Real Estate risponde a questa situazione ed effettivamente sì, se andiamo a valutare tantissimi trust qualitativi, ma forse anche un po' meno qualitativi, eh, vediamo come il revenue. Poi ci sono le eccezioni, ragazzi, ovvio. troveremo. Il trust immobiliare che fa letteralmente schifo e ha una configurazione pessima. Questo è ovvio. Però andiamo a vedere qui eh, aree e vediamo il revenue in crescita. Eppure questo è stato un trust distrutto, demolito. Ha perso la metà della sua, delle sue quotazioni in borsa, più o meno. Guardate, stanno crescendo le entrate. Ma entrate, allora vediamo gli utili, Sì, stanno crescendo, sono le colonne nere, i famosi FFO e anche i dividendi stanno crescendo. Spostiamoci ancora e vediamo questo studio interessante. Allora, quando si raggiunge il picco dell'aumento dei tassi di interesse, cosa accade poi ai tassi immobiliari a livello storico? Solitamente... E, ovviamente, qui sto parlando ragazzi, in realtà eh, vediamo il decennale dei truesoli. Eh, ma i due discorsi sono agganciati, quindi non sono esattamente la stessa cosa. Ma a volte nei miei discorsi li utilizzo un po' come sinonimi perché è chiaro che se stiamo in un ambiente con dei tassi a zero, le obbligazioni decennali rendono poco. Se siamo con degli interessi molto elevati, le obbligazioni decennali renderanno di più. e Guardate. Dopo 12 mesi, vedete qui ehm, la corsa dei trust immobiliari rispetto allo stock market eh? è eclatante. Questa media è eh? 21,4,9,8. Ovviamente, fatta no? basata sui vari cicli che ci sono stati. Ed è lecito attendersi, secondo me, qualcosa del genere. Andiamo un po' a vedere: quindi, uno dei motivi no? per cui, per un periodo, secondo me, addirittura i trust in assoluto faranno bene, ma potrebbero battere l'SP 500 e andiamo a vedere eh, anche i livelli di debiti delle aziende perché qualcuno potrebbe dirmi va bene ma magari sono talmente indebitati i trust che giustamente hanno sofferto così tanto se andiamo a vedere eh, il 2008 vedete attualmente sono molto meno indebitati quindi abbiamo vedete incongruenza movimento uguale a quello del 2008 per, per, per quello per me ad oggi è un'occasione ancora più ghiotta del 2008 molto più ghiotta perché vedo che gli utili sono aumentati, i fatturati sono aumentati, vedo che eh, i debiti comunque sono inferiori rispetto a quelli del 2008 e anche la scadenza, la struttura delle scadenze della durata proprio dei debiti eh, sono più elevate, quindi sono questi debiti inferiori, sono spalmati su più anni e questo mette una pressione inferiore, ovviamente, a un'azienda. Un conto è dover ripagare un debito, per dire in 10 anni, un conto in 20 ci capiamo, soprattutto poi se il debito è inferiore. Andiamo ancora avanti e vediamo qui uno studio, vedete qui, qui Hartford Funds e andiamo un po' giù, volevo farvelo vedere e eh, va ad agganciare i trasti immobiliari, quello che combinano è questo pallino, quindi che sta molto qui a destra e, mh, ve lo interpreto io. Praticamente quando ci troviamo con inflazione superiore, a no? una media del 3% e guardate il 65% delle volte e, um, I trust immobiliari uh, hanno delle, delle grandissime probabilità no? Quindi, di uh, fare bene. Questo sta, sta a significare questo grafico, ragazzi. Ho cercato di leggervelo e interpretarvelo nel, nel migliore dei modi possibili. Qui ci sono delle medie, ovviamente, di ritorno aggiustate per l'inflazione a 12 mesi. È uno studio basato tra il 73 e il 22. Eh, troviamo uh, qui uh, spostato l'equity REITS e quindi se lo andiamo a tradurre significa che riescono mh, come asset i trust immobiliari a essere quegli asset che riescono poi a beneficiare in termini di performance e per quanto riguarda un ambiente inflattivo quindi qui succede che all'inizio l'inflazione va a spaventare i mercati quindi i trust vengono puniti ma poi riescono a fare molto bene i trust immobiliari perché ricordiamoci che ehm, quando si riassesta tutto quanto il mondo a seguito di un picco inflattivo è chiaro che ehm, i contratti immobiliari, eh, gli affitti, eh, non è che saranno dimezzati, saranno aumentati. Poi magari ci potrebbero essere delle difficoltà future, ma eh, il fenomeno dell'inflazione eh, ha fatto uh, accadere che ehm, i, le entrate dei trust immobiliari in questi mesi siano state superiori, siano aumentate proprio perché sono agganciate all'inflazione. Quindi ci si spaventa, aumentano i tassi. Ci si spaventa ancora di più, ma poi si scopre nel momento in cui i tassi immobiliari sono qualitativi e non si è andata in una forte recessione, perché poi c'è sempre quella possibilità. Che le entrate sono aumentate di tanto. E quindi bisogna poi ritornare alla media di valutazione dei multipli di, di questa azienda. Ecco perché poi invece riesplodono le quotazioni verso l'alto. E allora andiamo qui a concludere ragazzi come vi avevo promesso su uno strumento. Se non vi voglie, volete scegliere i trust immobiliari eh, singoli come vi dicevo nell'introduzione eh, e poi da, ad oggi so che tanti banche, broker fanno problemi per andare a, a farveli comprare e quindi vi invito a guardarvi il mio video su Maxim ragazzi e andate pure sotto in descrizione, cliccate su Maxim se li volete comprare singolarmente. Ma detto ciò... Quello che vi voglio segnalare non è un consiglio finanziario, è una segnalazione della serie andatevelo a studiare, poi scoprite se vi piace oppure no, come si può assumere una posizione su un asset globale, quindi sui trasti immobiliari a livello globale all'interno di un portafoglio per avere il proprio 10-15% di esposizione, potrebbe anche essere no, un'occasione opportunistica, questo lo scegliete voi, e non tanto quindi per andare a prendere dei dividendi. Non dover fare scelte singole il classico ETF globale, il quale ad accumulazione quindi andiamo in total return, eh, abbiamo un'efficienza fiscale ed è un modo per esporsi con un unico strumento su questo asset. Ok, e quindi abbiamo la Mundi Index, questo qui il globale, il ticker simbolo è EPRA. L'ISIN eh, è questo, vi faccio vedere qui, ve lo metto anche in descrizione. E se andiamo qua sotto, ragazzi, vedete le varie aziende. Gli Stati Uniti sono per il 65, 62%, abbiamo il Giappone, abbiamo poi il Regno Unito, quindi il Giappone 10%, eh? il Regno Unito col 383%. Seguono un po' Singapore, Australia, Canada, Germania, Svezia e poi sicuramente qualcos'altro, magari, penso di, chissà, di europeo. Andate a vedere, andate a sviscerare questo uh, strumento. Qui abbiamo detto ad, ad accumulazione... Questo qua è il suo andamento, quindi abbiamo visto come sia stato punito negli ultimi tempi e chissà che poi non rivada verso l'alto. Bene siamo qui giunti alla conclusione del contenuto, fatemi sapere voi cosa ne pensate inerentemente a tutto quanto quello che avete ascoltato, se pensate di assumere qualche posizione nei trasti immobiliari come un'occasione opportunistica o se secondo voi è giusto che facciano a prescindere parte una percentuale stabilita del proprio portafoglio. Io vi saluto, vi do appuntamento a prestissimo e nel frattempo lo sapete cosa vi auguro? Il meglio nella vita e negli investimenti. Ciao!